A volte non si sa bene quando finisce il sogno e comincia la realtà. Quattro protagonisti uniti da un destino comune, due epoche, due storie, accomunate dal filo sottile di un percorso di viaggio. Il pellegrinaggio delle vie francigene che, come un cordone ombelicale del tempo, li unisce oltre la storia, oltre lo spazio, oltre la memoria. Ogni viaggio comincia in genere per un motivo preciso e con una meta definita. Spesso accade però che il percorso subisca delle variazioni, che il caso o le situazioni contingenti ci facciano deviare dal cammino prestabilito, portandoci ad esplorare nuove strade che mai avremmo trovato restando sul tracciato conosciuto. E li richiama attraverso i sogni per farli incontrare ancora, affinché il loro destino si compia. Questo è Colui che ritorna, romanzo di esordio di Sed C. De Luca, scrittrice e blogger. È in quel momento che ci rendiamo conto che in fondo non è importante il punto di arrivo, quanto il percorso fatto per raggiungerlo.